cosa è successo nella sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, edizione 2023? Come andranno le sfide? Chi sarà eliminato? Scopriamo insieme alcuni dettagli. Ci siamo! Il serale di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione, è cominciato. Grazie al fatto che la puntata è stata preregistrata è possibile avere alcuni spoiler e informazioni relativi all'appuntamento serale che andrà in onda domani, 27 aprile 2024. Cosa accadrà durante questo primo appuntamento con la fase finale del talent show di Canale 5? Chi si aggiudicherà la vittoria? Quale squadra, invece, si vedrà privata di uno o più elementi? Scopriamo come sono andate le manche. Amici, trionfo Cele Zerbi, ancora. E, tutto pronto per la sesta punta di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione. Siamo in trepida attesa di scoprire cosa accadrà in questo appuntamento di fine aprile. Chi sarà eliminato? Cosa faranno i ragazzi? E i professori? Grazie ad alcuni spoiler siamo in grado di scoprire alcuni dettagli sulla puntata che andrà in onda soltanto domani sera. Per esempio, chi vincerà le varie manche? E, presto detto, la prima manche vede in Cuccalo contro i Cele Zerbi. Una sfida all'ultimo respiro che vede la vittoria di Lorella ed Emanuel anche se, all'inizio, è stato Holden a vincere la prima sfida sconfiggendo Sara. In seguito abbiamo il guanto sull'improvvisazione di Sofia e Marisol e la vittoria va a Sofia, e poi un altro guanto di sfida. I 90 minuti, di Salmo che vede Petit contro Mida, e la vittoria va a quest'ultimo. Si salvano entrambi gli alunni di ballo e al ballottaggio finale finisce Holden. La seconda manche vede anche Cuccalo contro Cele Zerbi. Questa volta la fortuna arride Alessandra e Rudy, anche se Sara batte Marisol. Dustin, poi, si prende la rivincita contro Mida, e al ballottaggio finale finisce Sofia. I Cele Zerbi, nell'ultima manche, sfidano i Petti Mondo e vincono. Martina sconfigge Petit, Marisol batte Martina, e infine Dustin batte la cantante che, perciò, finisce al ballottaggio finale, come riporta anche Superguida TV.